Nomine Padre, Sede e Spirito Santi. Amen. Pater nostro, qui es in Santificetur Nomen Tuum, Adveniat Regnum Regnuntum, Fiat Voluntas Tua, Sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie. Edimit nobis debita nostra, sicut et nos divittimus debitoribus nostris. Ed ne nos inducas in se delibera la nostra mano, sede sapienzie. <coughs> Sollevate porte i vostri frontali, apritevi porte antiche ed entri il re della gloria. <coughs> Santo Padre, venerabili Padri, fratelli e sorelle. Abbiamo preso questo versetto del Salmo come filo conduttore delle meditazioni di avvento, intendendo come porte da aprire quelle delle tre virtù teologali, fede, speranza e carità. Il Tempio di Gerusalemme, leggiamo negli Atti degli Apostoli, aveva una porta chiamata la porta bella. Il Tempio di Dio, che è il nostro cuore, ha anch'esso una porta bella, ed è la porta della speranza. E questa è la porta che oggi vogliamo cercare di aprire a Cristo che viene. Qual è l'oggetto proprio della beata speranza di cui a ogni messa proclamiamo di essere in attesa? Per renderci conto della novità assoluta recata da Cristo in questo campo, bisogna collocare la rivelazione evangelica sullo sfondo delle credenze antiche sull'altilà. Su questo punto anche l'Antico Testamento non aveva alcuna risposta da dare. E ha risaputo che solo verso la fine di esso si ha qualche affermazione esplicita su una vita dopo la morte. Prima di allora la credenza di Israele non differiva da quella degli altri popoli, soprattutto della Mesopotamia. La morte pone fine per sempre alla vita. Si finisce tutti, giusti e cattivi, in una specie di lugubre fossa comune che altrove si chiama eh, Arallu che nella Bibbia si chiama Sheol. Non diversa è la credenza dominante nel, mo nel mondo greco-romano, contemporaneo del Nuovo Testamento, esso chiama quel luogo gli inferi, l'Ade. La cosa grande che distingue Israele da tutti gli altri popoli è che esso ha continuato nonostante tutto a credere nella bontà e nell'amore del suo Dio. Non ha attribuito la morte come facevano per esempio i babilonesi all'invidia della divinità che riserva per sé l'immortalità, ma piuttosto l'ha attribuito al peccato dell'uomo o semplicemente alla propria natura mortale. In certi momenti l'uomo biblico non ha taciuto, è vero, il proprio sconcerto di fronte a una sorte che sembrava non fare alcuna distinzione tra giusti e peccatori. Mai tuttavia Israele è giunto alla ribellione. In alcuni oranti biblici, esso sembra essersi spinto. Fino a desiderare o almeno intravedere la possibilità di un rapporto con Dio oltre la morte, un essere strappato dagli inferi, uno stare con Dio sempre, un saziarsi di gioia alla Sua presenza. Quando verso la fine dell'Antico Testamento, questa attesa maturata nel sottosuolo dell'anima biblica, verrà finalmente alla luce, non si esprime alla maniera dei filosofi greci come sopravvivenza dell'anima immortale che liberata dal corpo torna al suo mondo celeste. In armonia con la concezione biblica dell'uomo come unità sostanziale inseparabile di anima e corpo, la sopravvivenza consiste nella risurrezione corpo e anima dalla morte. Gesù ha portato di colpo al suo meriggio questa certezza. E quello che più conta, dopo averla annunciata in parabole, in detti, per esempio nel famoso episodio eh, della donna che aveva avuto sette mariti, quello che è più importante è che lui ha dato una prova irrefutabile risorgendo lui dalla morte. Dopo di lui, per il credente, la morte non è più un atterraggio, ma un decollo. Il dono più bello è l'eredità più preziosa che la regina d'Inghilterra Elisabetta II ha lasciato alla sua nazione e al mondo dopo 70 anni di regno, è stata la sua speranza cristiana nella risurrezione da morte. Nel reto funebre, seguito dal vivo da quasi tutti i potenti della terra e per televisione da centinaia di milioni di persone nel mondo, furono proclamate per sua espressa volontà le parole seguenti di San Paolo nella prima lettura La morte è stata inghiottita nella vittoria Dov'è o oh morte la tua vittoria? Dov'è o oh morte il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato E la forza del peccato è la legge Siano sì, rese grazie a Dio che ci dà la vittoria Per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo e nel Vangelo, sempre per sua espressa volontà, furono lette le seguenti parole di Gesù. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo, vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Proprio perché siamo ancora immersi nel tempo e nello spazio, ci mancano le categorie per rappresentarci in che cosa consiste consista questa vita eterna con Dio. E come tentare di spiegare cos'è la luce a uno che è nato cieco. San Paolo si limita a dire, si semina ignobile, risorge glorioso. Si semina debole, risorge pieno di forza. Si semina un corpo animale, risorge un corpo spirituale. Ad alcuni mistici è stato dato di sperimentare fin da questa vita qualche goccia dell'oceano infinito di gioia che Dio tiene preparato per i suoi. Ma tutti unanimemente dicono che non se ne può dire nulla con parole umane. Il primo di questi mistici è lui stesso, l'Apostolo Paolo. Egli confida ai Corinzi di essere stato rapito 14 anni prima al terzo cielo, in paradiso, e di aver udito parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Il ricordo che quell'esperienza ha lasciato in lui è percepibile in ciò che scrive in un'altra circostanza ai Corinzi. Quelle cose che occhio non vide, né orecchia udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano. Ma lasciamo da parte... Quello che sarà nell'aldilà di cui possiamo dire così poco. Veniamo invece all'oggi della nostra vita. Riflettere sulla speranza cristiana significa riflettere sul senso ultimo della nostra esistenza. Una cosa è comune a tutti a questo proposito, l'anelito a vivere bene. Appena però si cerca di capire che cosa si intende per bene, si prospettano subito due classi di persone. Quelle che pensano solo al bene materiale personale e quelle che pensano anche al bene morale e di tutti, cosiddetto bene comune. Riguardo ai primi, il mondo non è cambiato molto dal tempo di Isaia e di San Paolo. Entrambi riportano il detto che correva ai loro tempi, mangiamo e beviamo, tanto domani moriremo. Più interessante è cercare di capire quelli che si propongono, almeno come ideale, di vivere bene non solo materialmente e individualmente, ma anche moralmente e insieme con gli altri. Esistono dei siti in internet in cui si intervistano persone anziane su come, giunto al tramonto, valutano la vita che hanno vissuto. Sono in genere uomini e donne che hanno vissuto una vita ricca e dignitosa a servizio della famiglia, della cultura, della società, ma senza alcun riferimento religioso. È patetico il tentativo di far credere che si è felici di aver vissuto così e fra poco, fra breve, di non vivere più, perché questo nascosto dalle parole gridava e questo sentimento gridava dagli occhi delle persone. Mm. Sant'Agostino ha espresso il nocciolo del problema. A che serve vivere bene? se non è dato vivere sempre. Quid protest bene vivere, se non dato sempre vivere. Prima di lui Gesù aveva detto che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se si poi perde la sua vita. Ecco dove si inserisce e in che cosa differisce la risposta della speranza teologale essa ci assicura che Dio ci ha creati per la vita, non per la morte, che Gesù è venuto a rivelarci la vita eterna e a darcene la garanzia con la sua risurrezione. Una cosa si deve sottolineare venerabili padri, fratelli e sorelle per non cadere in un pericoloso equivoco. Vivere sempre non si oppone a vivere bene. La speranza della vita eterna è ciò che rende bella o almeno accettabile anche la vita presente. Tutti in questa vita abbiamo la nostra parte di croce, credenti e non credenti. Ma una cosa è soffrire senza sapere a che scopo e un'altra soffrire sapendo che... Le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Questo è Romani 8, 18. La speranza teologale ha un ruolo importante da svolgere nei confronti della evangelizzazione. Uno dei fattori determinanti del rapido diffondersi della fede nei primordi del cristianesimo fu l'annuncio cristiano di una vita dopo la morte infinitamente più piena e più gioiosa di quella terrena. L'imperatore Adriano si era costruito in varie parti del mondo, tra cui a Tivoli qui vicino, ville spettacolari e si era preparato un mausoleo che, che ora Castel Sand'agelo, due passi da qui. Vicino alla morte scrisse una specie di epitafio per la sua tomba. Parlando alla sua anima, la esortava a dare un ultimo sguardo alle bellezze, e agli svaghi di questo mondo, perché diceva, Animuccia mia stai per scendere in luoghi incolori, ardui, spoglie. Si può immaginare lo shock spirituale che doveva provocare in un'atmosfera come questa l'annuncio di una vita infinitamente più piena, più luminosa di quella che si lasciava con la morte. Si spiega così perché l'idea e i simboli della vita eterna sono tanto frequenti nelle sepolture cristiane delle catacombe. Nella prima lettera di Pietro, l'attività della Chiesa all'esterno, cioè l'evangelizzazione, è presentata come un rendere ragione della speranza. Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Leggendo i racconti successivi alla Pasqua, si ha la sensazione che la Chiesa nasce da un moto di speranza viva e con questa speranza i cristiani mostrano la conquista del mondo. Anche oggi abbiamo bisogno di una rigenerazione della speranza se vogliamo intraprendere una nuova evangelizzazione. Non si fa nulla senza speranza. Gli uomini vanno là dove si respira aria di speranza e fuggono dove non avvertono la presenza di essa. La speranza è quella che dà il coraggio ai giovani di formarsi una famiglia o di seguire una vocazione religiosa o sacerdotale, che li tiene lontani dalla droga e da altri cedimenti, che sono cedimenti della disperazione. La lettera degli ebrei paragona la speranza a un'ancora. In essa, dice, abbiamo come un'ancora della nostra vita sicura e salda. Sicura e salda perché è gettata nell'eternità, sulla roccia. Ma abbiamo anche un'altra immagine della speranza, in certo senso opposta, la vela. Se l'ancora è ciò che tie, tiene ferma la barca, le dà sicurezza tra l'ondeggiare del mare, la vela è invece è quella che la spinge, la fa avanzare. Ora, entrambe queste cose fa la speranza per la barca che è la Chiesa. Rispetto al passato, venerabili padri, fratelli e sorelle, noi siamo oggi in una situazione di vantaggio nei confronti della speranza. Non dobbiamo più passare il nostro tempo a difendere la speranza cristiana dagli attacchi esterni. Possiamo quindi fare la cosa più utile e fruttuosa che è quella di proclamarla, di offrirla, di irradiarla nel mondo. Fare della speranza un discorso cherigmatico più che apologetico. Diamo uno sguardo a cosa è successo a proposito della speranza cristiana da oltre un secolo a questa parte. Dapprima c'è stato l'attacco frontale contro di essa da parte di uomini come Feuerbach, Marx, Nietzsche. La speranza cristiana era vista in molti casi come l'obiettivo diretto della loro critica. Vita eterna, al di là, paradiso. Tutte queste cose venivano viste come la proiezione illusoria dei desideri e bisogni inappagati dell'uomo in questo mondo. O come diceva Hegel, uno sprecare in cielo i tesori destinati alla terra. I cristiani cercavano di difendere il contenuto della speranza cristiana, ma spesso con marcelato disagio. La speranza cristiana era in minoranza, si parlava e si predicava raramente di vita eterna, purtroppo anche oggi. Se non che dopo aver demolito la speranza cristiana, la cultura atea marxista non tardò ad accorgersi che non si potevano lasciare le persone senza una speranza. Ed ecco che inventò il principio speranza. Con essa la cultura marxista non pretendeva di aver demolito la speranza cristiana, ma peggio di essere andato al di là di essa e di esserne il legittimo erede. Per l'autore del principio speranza, Ernst Bloch, è certo che la speranza è vitale per l'uomo: essa è reale, ha uno sbocco che è la rivelazione dell'uomo nascosto. Cioè, delle possibilità ancora latenti dell'umanità. La, la manifestazione del figlio dell'uomo, Cristo, è sostituita dalla manifestazione dell'uomo nascosto. La parousia è sostituita dalla utopia. Per un paio di anni, io ricordo che non si parlava d'altro nelle università. E a molti cristiani non pareva vero che ci fosse qualcuno dall'altra sponda che accettava di prendere sul serio la speranza e di instaurare un dialogo. Tanto più che il rovesciamento era così sottile e il linguaggio quasi simile. La patria celeste diventava la patria dell'identità, non il posto dove l'uomo vede finalmente faccia a faccia Dio ma dove vede il vero uomo, nel quale ormai si ha l'identità perfetta tra ciò che si può essere e ciò che si è. La cosiddetta teologia della speranza è nata in risposta a questa sfida, accettandone purtroppo a volte l'impostazione. La cosa che meno si percepisce in tutto questo dibattito è la speranza viva il fremito della speranza, si ha l'impressione di essere davanti all'ideologia, non alla vita. Ora dicevo la situazione in parte è cambiata, il compito che abbiamo davanti nei confronti della speranza non è più quello di difenderla e di giustificarla filosoficamente, ma di annunciarla, di mostrarla e di donarla a un mondo che ha perso il senso della speranza e sprofonda sempre più nel nichilismo, che è il grande buco nero spirituale dell'universo. Un modo di rendere attiva e contagiosa la speranza è quello formulato da San Paolo, quando dice che la carità tutto spera. Prima Corinti 13,7 questo vale non solo per la singola persona, ma anche per l'insieme della Chiesa. La Chiesa tutto spera, tutto crede, tutto sopporta. Essa non può limitarsi a denunciare le possibilità di male che ci sono nel mondo e nella società. Non si deve certamente trascurare il timore del castigo e anche dell'inferno necessario dal mettere in guardia le persone dalle possibilità di male che un'azione o una situazione comporta, come per esempio oggi le offese recate all'ambiente. L'esperienza però dimostra che si ottiene di più per via positiva, insistendo sulle possibilità di bene, in termini evangelici predicando la misericordia. Mai forse il mondo moderno si è mostrato così ben disposto verso la Chiesa come, e così interessato anche al suo messaggio come negli anni del Concilio. E il motivo è che il Concilio dava speranza. Ma in questo modo non ci si espone, si dice, ad essere delusi, a sembrare ingenui? Questa è la grande tentazione contro la speranza, che è suggerita dalla prudenza umana o dalla paura di essere smentiti dai fatti. Ed è quello che sta capitando in parte anche nei confronti del Concilio Vaticano II. Come se l'aver osato di parlare di gioia e speranza, gaudium et Spes, fosse stata un'ingenuità di cui ci si debba perfino un po' vergognare. È quello che molti pensarono di Papa Giovanni al suo annuncio del concilio. Dobbiamo riprendere il modo di speranza avviato dal concilio. L'eternità è una misura molto larga, ci permette di sperare di tutti, di non abbandonare nessuno senza speranza. L'Apostolo dava ai cristiani di Roma la consegna di abbondare nella speranza. Il Dio della speranza, scriveva, vi riempie di ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la virtù dello Spirito Santo. Questo è Romani 15,13. La Chiesa non può fare al mondo un dono migliore che dargli speranza. Non speranze umane, naturalmente effimere, economiche o politiche sulle quali non ha competenza specifica, ma speranza pura e semplice, quella che ha, per, senza saperlo, per eh, orizzonte l'eternità e per garante Gesù Cristo e la sua risurrezione. Sarà poi questa speranza teologale a fare da molla per tutte le altre legittime speranze umane. Chi ha visto un medico visitare un malato grave, sa che il sollievo più grande che gli può procurare, migliore di tutte le medicine, è dirgli il medico spera, il medico ha buone speranze per te. La speranza così intesa trasforma tutto ciò che tocca. Il suo effetto è descritto meravigliosamente in questo brano di Isaia. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono, ma quando sperano nel Signore riacquistano forza, mettono le ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Dio non promette di togliere i motivi di stanchezza e di spossatezza, ma dona speranza. La situazione resta in sé quella che era, ma la speranza dà la forza di elevarsi al di sopra di essa. Nell'Apocalisse si legge che, cito, quando il drago si vide precipitato sulla terra, si avventò contro la donna che aveva partorito il figlio maschio, ma furono date alla donna le due ali della grande aquila per volare nel deserto verso il rifugio preparato per lei. L'immagine delle ali dell'Aquila si ispira chiaramente a quel testo di Isaia appena letto. Si viene perciò a dire che alla Chiesa intera sono state date le grandi ali dell'Aquila perché con essa possa ogni volta sfuggire agli attacchi del male e superare di slancio le difficoltà. La porta del Tempio, detta, detta la Bella, è nota per il miracolo che avvenne presso di essa. Uno storpio giaceva davanti a essa per chiedere l'elemosina. Un giorno passarono di lì Pietro e Giovanni e sappiamo cosa accadde. Lo storpio guarito balzò in piedi e finalmente, dopo chissà quanti anni, varcò anche lui la porta del Tempio e entrò saltando e lodando Dio. Qualcosa del genere potrebbe capitare anche a noi, venerabili padri, fratelli e sorelle, nei confronti della speranza. Ma anche noi ci troviamo spesso spiritualmente nella posizione dello storpio sulla soglia del Tempio, inerti, tiepidi, come paralizzati davanti alle difficoltà. Ma ecco che la divina speranza ci passa accanto portata dalla parola di Dio <ride> e dice anche a noi come Pietro allo storpio, alzati e cammina. E noi balziamo in piedi, entriamo finalmente dentro nel vivo della Chiesa, pronti ad assumerci di nuovo e gioiosamente compiti e responsabilità anche nei confronti del Sinodo in atto. Sono i miracoli quotidiani della speranza. Essa è davvero una grande taumaturga, una grande operatrice di miracoli. Rimette in piedi migliaia di storpi, migliaia di volte. Oltre che per l'evangelizzazione, la speranza ci è d'aiuto anche nel nostro cammino personale di santificazione. Essa diviene in chi la esercita il principio del progresso spirituale. Permette di scoprire sempre nuove possibilità di bene, sempre qualcosa che si può fare. Non lascia che ci si adagi nella tiepidezza e nell'acidia. Quando sei tentato di dire a te stesso: Non c'è più nulla da fare, ecco che la speranza si va avanti e ti dice: Prega. Tu rispondi ma ho pregato ed essa prega ancora. E anche quando la situazione dovesse diventare dura all'estremo e tale da sembrare che non c'è proprio nulla da fare, ecco che la speranza ti addita ancora un compito. Sopportare fino alla fine, non perdere la pazienza, unendoti a Cristo sulla croce. L'Apostolo, abbiamo sentito, raccomanda di abbondare nella speranza, ma aggiunge subito per nostra consolazione che questo è possibile per virtù dello Spirito Santo, non per le nostre forze. Il Natale può essere l'occasione per un sussulto di speranza. Il grande poeta moderno delle virtù teologali, Charles Péguy, ha scritto che fede, speranza e carità sono come tre sorelle, due grandi e una piccina. Vanno per la strada tenendosi per mano le due grandi, fede e carità, ai lati e la bambina speranza al centro. Tutti, vedendole, pensano che sono le due grandi che trascinano la piccina al centro. Si sbagliano. E lei... Che trascina tutto, perché se viene a mancare la speranza, tutto si ferma. Se vogliamo dare un nome, nome proprio a questa bambina, non possiamo che chiamarla Maria, colei che qua giù, dice l'altro grande poeta delle virtù teologali, Dante Alighieri, intra i mortali, e di speranza fontana vivace. In nome dei padri, dei figli e dello Spirito Santo. Amen.